It is a charming girl I love. She comes from Gary Owen. She's gentler than the turtle dove. Her hair is brown and flowing. Her eye is of the softest blue. Her breath is sweet as morning dew. Her step is lighter than the fawn. And oh, she is called the Colleen Bawn. Botheration, botheration, her likeness I never shall see. There is but one Colleen Bawn, and she does not love me. Martin Cunningham per primo infilò la testa incilindrata nella carrozza scricchiolante e, entrando agilmente, prese posto. Mr. Power entrò dopo di lui. Vieni, Simon. Dopo di lei, disse Mr. Bloom. Mr. Dedalus si coprì rapidamente, salì dicendo: Sì, sì. Ci siamo tutti ora? Chiese Martin Cunningham. Venga, Bloom. Mr. Bloom entrò e si sedette nel posto vuoto. Si tirò dietro lo sportello e lo sbatté finché non fu ben chiuso. Guardò serio dal finestrino aperto gli avvolgibili abbassati del viale. Uno era scostato, una vecchia che sbirciava. Naso bianco schiacciato contro il vetro. Ringrazia la sua buona stella che non era ancora venuto il suo turno. Straordinario l'interesse che hanno per un cadavere. Felici di vederci partire, diamo loro tanta pena nell'arrivare. Un compito che si addice loro. Borbottino in bianco, ciabattano in giro in ciabatte felpate per paura che si svegli. E poi lo preparano, gli fanno la toletta. Molly e Mrs. Fleming rifanno un letto. Tiralo un po' più dalla tua parte, il nostro sudario. Non saprai mai chi ti toccherà morto. Lavaggio e shampoo. Credo che taglino unghie e capelli. Serbanno un po' in una busta. Crescono lo stesso. Lavoro in mondo. Tutti aspettavano. Non una parola. Caricano le corone, probabilmente. Sono seduto su qualcosa di duro. Ah, il sapone nella tasca di dietro. Meglio levarlo di lì. Aspetta il momento buono. Tutti aspettavano. Poi si sentì il rumore delle ruote in testa al corteo. Svoltavano. Poi più vicino. Poi gli zoccoli dei cavalli. La loro carrozza cominciò a muoversi, scricchiolando e dondolando. Gli avvolgibili del viale presero a sfilare e il numero 9 col suo battocchio abbrunato, la porta accostata, a passo d'uomo. Aspettarono ancora con le ginocchia ballonzolanti finché non ebbero svoltato e non passarono lungo i binari del tram. Triton Hill Road, più svelti. Le ruote rombavano rotolando sull'acciottolato e i vetri sconnessi vibravano fragorosamente negli sportelli. Per che strada ci porta? Chiese Mr. Power da entrambi i finestrini. Irish Town, disse Martin Cunningham. Ringshead, Brunswick Street. Mr. Dedalus sanguì, guardando fuori. È una bella usanza antica. Son contento di vedere che non è ancora morta del tutto. Tutti guardarono per un po' attraverso i finestrini, berretti e cappelli alzati di passanti. Rispetto! Mr. Blue, tutt'occhi, vide un giovanotto snello, vestito a lutto, un ampio cappello. È passato un suo amico, Dedalus. Chi è? L'erede è Rampollo. E dov'è? La carrozza si inclinò alla curva e seguitò a rotolare fragorosa con ruote e chiacchierine. Mr. Dedalus si lasciò ricadere indietro, dicendo: C'era quel mascalzone di Mulligan con lui? Il suo Fidus Acates? No, era solo. È da sua zia Sally, ci scommetto, disse Mr. Dedalus. La banda dei Golding, quell'ubriacone di Contabiluccio e Chrissy, la zolletta di sterco di papà suo, la figlia saggia che conosce suo padre. Non permetterò che quel bastardo di suo nipote mi rovini il figlio. Lui, figlio di un commessucolo, vendeva fettuccia da mio cugino, Peter Paul Sweeney. Gli piacerebbe? Smise. Mr. Bloom spostò lo sguardo al volto mite di Mr. Power e agli occhi e alla barba col suo grave tremito di Martin Cunningham. Uomo caparbio e rumoroso, pieno di suo figlio. Ha ragione, qualcosa da lasciare in retaggio. Se il piccolo Rudy fosse vissuto, vederlo crescere, sentirne la voce in casa, a passeggio accanto a Molly con la divisa di Eton. Mio figlio, me nei suoi occhi. Strana sensazione sarebbe.
uscito da me, un mero caso. Deve essere stato quella mattina a Raymond Terrace che lei era alla finestra a guardare i due cani che se lo facevano sotto il muro della gattabuia e la guardia che sogghignava. Indossava quella vestaglia color crema con uno struncio che non ha mai rammendato. Dammi una sgrufolatina, Poldi. Dio, muoio dalla voglia. Così comincia la vita. Poi mise la pancia. Dovette rinunciare al concerto di Greystones, mio figlio dentro di lei. Avrei potuto aiutarlo nella vita. Avrei potuto renderlo indipendente. Imparare il tedesco anche. Siamo in ritardo, chiese Mr. Power. 10 minuti, disse Martin Cunningham guardando l'orologio. Molly, Milly, stessa cosa di vita. Le sue imprecazioni da monellaccio. O Giove giulivo, o dei e pesciolini. Però è una cara bambina. Tra poco una donna. Mallinger, carissimo papalino. Studentello, sì sì, donna anche lei. Vita, vita. La carrozza si fermò bruscamente. Che è successo? Ci siamo fermati. Dove siamo? Mr. Bloom mise la testa fuori dal finestrino. Il Canal Grande. Gasometri. Guarisce la tosse asinina, dicono. Fortuna che Milly non l'ha mai avuta. Poveri bambini. Gli fa piegare in due neri e limiti dalle convulsioni. È una vergogna davvero. Se l'è cavata relativamente bene con le malattie. Solo il morbillo. Tisana di seme di lino. Scarlattina. Epidemia di influenza. A caccia di voti per la morte. Non perdete questa occasione. Una goccia di pioggia gli si spiaccicò sul cappello. Si tirò indietro e per un istante vide le gocce dell'acquazzone improvviso punteggiare le lastre grigie della strada. Una separata dall'altra. Curioso. Come attraverso un colino. Era da immaginarsi. Le scarpe mi scricchiolavano, ora l'ammetto. Peccato non si sia mantenuto al bello, disse Martin Cunningham. Ci voleva per la campagna, disse Mr. Power. Ecco il sole che fa capolino un'altra volta. Mr. Dedalus, sbirciando il sole velato attraverso gli occhiali, lanciò al cielo una sorda imprecazione. È incerto, come un deretano di bambino, disse. Ecco che si riparte. La carrozza rimise in movimento le ruote artritiche e i loro corpi ondeggiarono dolcemente. Avete letto il discorso di Dan Dawson? Chiese Martin Cunningham. Io no, disse Mr. Dedalus. Dov'è? Nel giornale d'oggi. Mr. Bloom tirò fuori il giornale dalla tasca interna. Quel libro che devo cambiare per lei. No, no, disse subito Mr. Dedalus. Più tardi, grazie. Lo sguardo di Mr. Bloom scorse nella colonna marginale del giornale, scrutando gli annunci mortuari. Callan, Coleman, Dignan, Fawcett, Lori, Noman, Peak. Qual è dei Peak? Quello che era da Crosby e Allen? No, Sexton, Albright. Caratteri di inchiostro presto sbiaditi sulla carta gualcita che si lacera. Grazie al piccolo fiore, crudele perdita, con inesprimibile dolore dei suoi. All'età di 88 anni dopo lunga e penosa malattia, trigesimo, quilla, della sua anima abbia misericordia Gesù. Passarono oltre il cupo pulpito di San Marco, sotto il ponte della ferrovia, oltre il Queen's Theatre, in silenzio. Tabelloni Eugen Stretto, Mrs. Bantam Palmer. Vorrei andare a vedere lei stasera, chissà. Ho detto di sì. O il Giglio di Killarney, la compagnia d'opera di Elser Grimes, formidabile cambiamento. Cartelloni lucidi ancora umidi per la prossima settimana. Allegria su Bristol. Martin Cunningham potrebbe farmi avere un ingresso per il Gaiety. Basterebbe offrirgli un bicchierino o due. Viene questo pomeriggio. Le sue romanze. Salve, disse Martin Cunningham accettando un saluto militare, mano alla fronte. Non ci vede, disse Mr. Power. Ah, sì, salve. Chi? Chiese Mr. Dedalus. Lady Spoilan. Disse Mr. Power. Eccolo là, che dà aria al ciuffo. Proprio mentre pensava a lui. Mr. Dedalus si piegò in avanti a saltare. Dalla porta del Red Bank, il disco bianco di una paglietta balenò in risposta. Figura azzimata, passato. Mr. Bloom si strinse le mani tra le ginocchia e soddisfatto lasciò vagare il suo sguardo vuoto sui loro volti. Mr. Power chiese, come va la tournée dei concerti, Bloom? Oh, benissimo. Le sento dire un gran bene. È una buona idea, vede.
Ci va anche lei? Oh no, a dire il vero, devo andare giù nella contea di Clare per una faccenda personale. L'idea, vede, sarebbe di toccare il centro principale. Quello che si perde in uno, si recupera in un altro. Giusto, disse Martin Cunningham. Anche Mary Anderson è da quelle parti ora. Avete buoni artisti? Louis Barber è il suo organizzatore. Eh sì, avremo il meglio che offre la piazza. J.C. Doyle e John McCormack, spero, e quel che c'è di meglio, insomma. E Madame, nominata per ultima, ma non ultima. Mr. Blue disgiunse le mani in un gesto cortese di protesta e le giunse di nuovo. Smith O'Brien, qualcuno ci ha messo un mazzo di fiori. Donna, deve essere l'anniversario della sua morte. 100 di questi giorni. La carrozza, girando attorno alla statua di Ferrer, unì senza rumore le loro ginocchia rilassate. Povero Paddy, disse Mr. Power, non l'avrei mai detto una settimana fa, quando lo vidi per l'ultima volta, e lui stava come al solito, che gli sarei andato dietro in carrozza a questo modo. Ci ha lasciati. La persona più perbene che abbia mai portato cappello, disse Mr. Dedalus, se n'è andato dalla sera alla mattina. Sincope, il cuore, si batté tristemente il petto. Faccia infiammata, rosso fuoco, troppo John Barleycorn, cura per il naso rosso, bere come dannati finché diventa paonazzo. Ne ha spesi di soldi per dargli quella tinta. Mr. Power guardava sfilare le strade con afflitta comprensione. Ha fatto una morte istantanea, poveraccio, disse. La morte migliore. I loro occhi sbarrati lo fissarono. Niente sofferenze, un momento e tutto è finito. Come morire nel sonno. Nessuno apre bocca. Cavalli bianchi con bianchi pennacchi in fronte girarono l'angolo della rotonda al galoppo. Una piccola bara passò di sfuggita. Fretta di seppellirlo. Una carrozza da funerale. Scende. Nero per gli sposati. Pezzato per gli scapoli. Baio per le monache. È triste, un bambino. Una faccia da nano, color lilla e tutta rughe come era quella del piccolo Rudy. Un corpo da nano, molle come mastice, in una cassetta d'abete foderata di bianco. Funerale pagato dalla mutua. Un pegno alla settimana per una zolla di terra erbosa. Nostro, piccolo, povero, bambino. Non significava nulla, errore della natura. Se è sano, prende dalla madre. Se no dall'uomo. Miglior fortuna la prossima volta. Povera creaturina, disse Mr. Dedalus. Se n'è cavato fuori. Nel mezzo della vita, disse Martin Cunningham. Ma peggio di tutti, disse Mr. Power, è chi si toglie la vita. E lo rimise a posto. La vergogna più grande che ci possa essere in una famiglia, aggiunse Mr. Power. Pazzia momentanea, naturalmente, disse decisamente Martin Cunningham. Dobbiamo vedere la cosa con un po' di comprensione. Si dice che chi lo fa è un vigliacco, disse Mr. Dedalus. Non sta a noi giudicare, disse Mr. Cunningham. Mr. Bloom, in procinto di parlare, richiuse la bocca. I grandi occhi di Martin Cunningham. Ora guarda altrove. Persona umana e comprensiva, intelligente. Assomiglia a Shakespeare. Sempre una buona parola. Non perdonano qui né il suicidio né l'infanticidio. Rifiutano la sepoltura cristiana. Si usava a infilargli un palo di legno nel cuore dentro la fossa, come se non fosse già spezzato. Eppure qualche volta si pentono troppo tardi, trovati nel letto del fiume aggrappati ai giunti. Mi ha guardato. Quel pomeriggio dell'inchiesta, la bottiglia con l'etichetta rossa sul tavolo, la stanza dell'albergo con le scene di caccia. Sapeva di chiuso, sole tra le stecche delle persiane, le orecchie del medico legale, grosse e pelose. Il lustrascafe dell'albergo faceva la sua deposizione. Dapprima credeva che dormisse, poi gli vide sul viso delle strisce gialle, era scivolata ai piedi del letto. Verdetto, dose eccessiva. Morte accidentale. La lettera. Per mio figlio Leopold. Non soffrire più. Non svegliarsi più.
senza nessuno. Non capisco perché il municipio non metta una linea tranviaria nel parco, dal parco al porto. E un'altra cosa che ho pensato spesso è che dovrebbero mettere dei tram funebri municipali, come a Milano. Prolungare la linea fino ai cancelli del cimitero e fare corse speciali, feretro, carrozza e tutto. Capite cosa voglio dire? Sarebbe un bel lavoro, disse Mr. Dedalus. Carrozza pullman e carrozza ristorante. Magra prospettiva per il becchino. Perché non sarebbe più decoroso che galoppare così, a due a due? Sì, può essere un'idea, concesse Mr. Dedalus. E poi, disse Martin Cunningham, non vedrai un scene del genere di quella del carro che si capovolse all'angolo di Dunphy e scodellò la bara per strada. Fu spaventoso, disse il viso sconvolto di Mr. Power, e il cadavere rotolò sulla strada, spaventoso. Boom, scodellata, una bara sfasciata sulla strada, sfondata. Paddy Dignan proiettato fuori a rotoloni stecchito nella polvere con un abito marrone troppo ampio per lui. Faccia rossa, adesso grigia, bocca spalancata, che chiede cosa succede ora. È giusto chiuderla, è orribile aperta. E poi le viscere si decompongono rapidamente. Molto meglio tappare tutti gli orifizi. Sì, anche, con la cera, lo sfintere rilassato, sigillare tutto. La carrozza svolto a sinistra per Finglas Road, il cantiere del marmista sulla destra. Ultimo giro. Sull'orlo del marciapiede, davanti alla casa di Jimmy Gary, l'affossatore, sedeva un vecchio vagabondo, borbottando mentre si toglieva terriccio e sassolini da un enorme stivale sventrato color della polvere. Dopo il viaggio della vita. Le alte cancellate di Prospect passarono ondulando sotto i loro occhi. L'orlo della ruota stridette contro il marciapiede. Fermi! Martin Cunningham mise fuori un braccio e, tirando indietro bruscamente la maniglia, aprì la porta con il ginocchio. Scese. Mr. Power e Mr. Dedalus lo seguirono. Cambia posto ora al sapore. La mano di Mr. Bloom sbottonò rapidamente la tasca posteriore e trasferì il sapone attaccato all'involucro nella tasca interna della giacca. Scese dalla carrozza, mettendo a posto il giornale che aveva ancora nell'altra mano. Funerale misero, carro e tre carrozze, fa lo stesso. Cordoni, redini dorate, messa da requiem, salve d'artiglieria, solennità della morte. Dietro l'ultima carrozza stazionava un venditore ambulante con la sua carretta di dolci e frutta. Biscotti teneri quelli, tutti attaccati insieme. Dolci per i morti, biscotti per i cani, chi li mangia? Gli accompagnatori uscendo. Seguì i suoi compagni. Mr. Kernan e Ned Lambert erano dietro, Heinz li seguiva. Connie Callahan si fermò vicino al carro funebre aperto e ne tolse le due corone. Ne porse una al ragazzo. I becchini si misero in spalla alla bara e la portarono dentro al cancello. Tanto peso morto. Mi sentivo più pesante anch'io uscendo dal bagno. Prima lo stecchito, poi gli amici dello stecchito. Connie Callahan e il ragazzo seguirono con le corone. Chi è quello accanto a loro? Ah, il cognato. Si incamminarono tutti dietro. Martin Cunningham mormorò. Ho patito le pene dell'inferno quando parlavate di suicidio davanti a Bloom. Cosa? Mormorò Mr. Power. Perché? Suo padre si è avvelenato, mormorò Martin Cunningham. Aveva il Queen's Hotel a Ennis. Avete sentito che diceva che doveva andare nel Clare? L'anniversario. Dio mio, mormorò Mr. Power, la prima volta che lo sento dire, avvelenato. Lanciò un'occhiata dietro a sé, dove un volto con neri occhi pensosi lo seguiva verso il mausoleo del cardinale. Parlava. Era assicurato? Credo di sì, rispose Mr. Kernan, ma la polizza era fortemente ipotecata. Martin cerca di far entrare il ragazzo ad Artegna. E quanti figli ha lasciato? 5. Ned Lambert dice che cercherà di far entrare una delle ragazze da Toto. Un caso penoso. 5 figli piccoli.
Un brutto colpo per la povera signora, aggiunse Mr. Kernan. Davvero. È lei che ha avuto la meglio ora. Si guardò le scarpe che aveva fatto lucidare. Gli era sopravvissuta, perduto il marito. Più morto per lei che per me. Uno deve sopravvivere all'altro, dicono i saggi. Ci sono più donne che uomini a questo mondo. Farle le condoglianze. La sua terribile perdita. Spero che lei lo seguirà presto, solo per le dove indugno. Ne sposerebbe un altro. Lui, no. Eppure chi lo sa dopo? La vedovanza non è più di moda da quando la vecchia regina è morta. Trainata su un anfusto di cannoni. Vittoria e Alberto. Funzione commemorativa proprio. La bara giaceva sul catafalco davanti al coro, quattro lunghe candele gialle agli angoli. Tommy Kelleher, dopo aver deposto le corone ai due angoli anteriori, fece cenno al ragazzo di inginocchiarsi. Gli altri si inginocchiarono qua e là nei banchi. Mr. Bloom rimase indietro vicino al fonte battesimale e quando tutti si furono inginocchiati, fece accortamente cadere il giornale spiegato dalla tasca e ci si inginocchiò sopra col ginocchio destro. Cauto, posò il cappello nero sul ginocchio sinistro e tenendolo per la falda si inchinò piamente. Un chierichetto, portando un secchiello di ottone con qualcosa dentro, comparve da una porta. Il prete bianco vestito lo seguì, aggiustandosi la stola con una mano, tenendo in bilico con l'altra un libriccino contro il pancione da rospo. Chi il libro leggerà? Io, disse la cornacchia. Si fermarono vicino al catafalco e il prete cominciò a leggere dal libro, gracchiando a distesa. Padre Coffey. Sapevo che il nome era qualcosa come Bara. Domine Namine. Ha un muso da prepotente. È il padrone del vapore. Cristiano lottatore. Male incolga chi lo guarda torto. Prete. Non intre signu dicium conservo tuo, Domine. Li fa sentire più importanti il pregarci sopra in latino. Messa da requiem. Nastri di crespo. Carta da lettere orlata di nero. Il tuo nome nella lista. Fa freddo qui. Bisogna che mangino bene per star seduti tutta la mattina là dentro all'oscuro a non far niente e aspettare il successivo, prego. Anche gli occhi da rospo. Cosa sarà che la gonfia in quel modo? Molly si gonfia quando mangia cavoli. Forse è l'aria del posto. Sembra pieno di gas malsano. Ci deve essere un'ira di Dio di gas malsano in giro. I macellai, per esempio, assomigliano a bistecche crude. Chi me lo diceva? Mervyn Brown. Nella cripta di St. Werburgh, un bell'organo antico da 150 tasti devono fare buchi nelle bare a volte per far uscire il gas e bruciarlo. Scappa fuori, azzurro. Una zaffata e sei fritto. Mi fa male la rotola. Ahi, ora va meglio. Il prete prese una bacchetta con una sfera in cima dal secchiello del ragazzo e la scosse sopra la bara. Poi tornò indietro e la rimise nel secchiello. Al tempo, riposo. È tutto scritto. È tenuto a farlo. Et menos inducas in tentazione. Il chierico modulava le risposte in falsetto. Ho pensato spesso che sarebbe meglio aver domestici maschi. Fino ai 15 anni o giù di lì. Dopodiché, naturalmente... Quella era acqua santa, immagino. Spruzzano sonno da quel coso. Deve avere le tasche piene di quel lavoro. Scuotere quell'aggeggio su tutti i cadaveri che gli mettono sotto. Se vedessi su che cosa lo scuote, che male ci sarebbe. Ogni dico Dio manda in terra un'altra infornata. Uomini di mezza età, vecchie, bambini, donne morte di parto, uomini con la barba, commercianti caldi, ragazze fisiche con petti da passerotto. Per tutto l'anno ha pregato le stesse cose su tutti e ha spruzzato acqua su di loro. Sonno. Su Dignam adesso. In paradiso. Detto che andava in paradiso o che è in paradiso? Lo dice per tutti. Lavoro seccante, ma deve pur dire qualcosa. Il prete chiuse il libro e se ne andò, seguito dal chierichetto. Gli affossatori entrarono, si misero di nuovo la bara sulle spalle, la portarono fuori e la spinsero sulla loro carretta. Corny Callahar dette una corona al ragazzo e una al cognato. Tutti li seguirono. Mr. Bloom uscì per ultimo, rimettendosi in tasca il giornale piegato. Larri la 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 la. Oh mio Dio, qui non devo cantarellare. Il reverendo ha letto la funzione troppo alla svelta. Non le pare? Disse Mr. Kernan con aria di rimprovero.
Mr. Boone annui gravemente, fissando quegli occhi vivaci iniettati di sangue. Occhi segreti, segreti occhi scrutatori. Massone, credo. Non sono sicuro. Ancora accanto a lui. Siamo gli ultimi, nella stessa barca. Spero che dica qualcos'altro. Mr. Kernan disse con una certa solennità: «Io sono la risurrezione e la vita. Ti tocca nel più profondo del cuore». È vero. Il tuo cuore, forse. Ma che gliene importa, disgraziato, tra quattro assi, sei piedi per due e coi piedi sotto le margherite? Niente da toccare. La sede degli affetti. Cuore infranto. Una pompa, dopo tutto, che pompa tutto il giorno migliaia di galloni di sangue. Un bel giorno si tappa e ci siamo. C'è un sacco di stesi qui intorno. Polmoni, cuori, fegati. Vecchie pompe arrugginite. Al diavolo tutto il resto. La resurrezione e la vita. Quando sei morto. Quell'idea dell'ultimo giorno. Fate saltare fuori dalle tombe. Sorgi, Lazzaro, e cammina. E lui invece fermi. Alzatevi, l'ultimo giorno. E poi ognuno a cercarsi il fegato e le budella e tutti gli annessi connessi. Ritrovare tutto quanto se stesso dell'accidente quel giorno. E chi è quel tale Pietro con Tom Kernan? Chiese Johnny, Harry Menton. Lo conosco di vista. Ned Lambert diede un'occhiata indietro. Blue, disse. Madame Marion Tweedy, che era, voglio dire, un soprano, è sua moglie. Ah, già, disse John Harry Menton. Non la vedo da un po' di tempo. Era una bella donna. Ho ballato con lei, vediamo, la bellezza di 15-17 anni fa, da Matt Dillon, a Roundtown. Era un bel tocco di donna. Guardò dietro, al di là degli altri. E lui cos'è? Che fa? Non si occupava di cartoleria? Una sera ho avuto a che dire con lui, mi ricordo, giocando a boccio. Mr. Bloom ammirava la massa imponente del custode. Tutti ci tengono a essere in buoni rapporti con lui. Brava persona. John O'Connell, davvero un brav'uomo. Ne ha visti andare sottoterra un bel po' ai suoi giorni, riempire i campi intorno uno dopo l'altro. Campi santi. Più spazio se li seppellissero in piedi. A sedere o in ginocchio non si può. In piedi? Potrebbe anche darsi che la testa fiorasse un giorno per una frana con un dito puntato. Deve essere come un alveare il terreno. Celletti oblunghe. E lo tiene anche per benino, erba pari, pari orle alle aiuole. Penso che il terreno si ingrasserebbe bene concimato di cadaveri, ossa, carne, unghie, fosse comuni. Spaventoso. Diventa rosa e verde, si decompone, va in putrefazione presto nel terreno umido, i vecchi magri i più duri, poi una specie di impasto segoso, una specie di formaggio, poi cominciano a diventare neri e ne cola fuori una melassa, poi rinsecchiti, farfalle dei morti, naturalmente le cellule o come diavolo si chiamano seguitano a vivere, si ricombinano, praticamente non smettono mai di vivere. Niente da mangiare, mangiano se stesse. Devono generare un fottio di vermi. Il terreno ne deve pullulare. La testa te la fa proprio girare, quelle belle ragazze in riva al mare. Dopotutto sembra abbastanza allegro. Gli dà un senso di superiorità vedere gli altri andare sottoterra per primi. Chissà come vede la vita. E gli piace anche raccontare barzellette, gli riscalda le valve del cuore. Difficile immaginarsi il proprio funerale. Sembra uno scherzo. Leggere il proprio annuncio mortuario dice che allunga la vita. Ti fa riprendere fiato, nuova erogazione di vita. Gli affossatori portarono la bara e ne posarono la testata sull'orlo, avvolgendo intorno le funi. Seppellirlo. Siamo venuti a seppellire Cesare. Le sue idi di marzo o di giugno. Non sa chi c'è e non gliene importa. Ma chi è quello spilungone laggiù col Macintosh? Chi è, vorrei sapere? Pagherei qualche cosa per sapere chi è. Spunta fuori sempre qualcuno che non ti sognavi neanche. Uno potrebbe vivere nel suo buco solo tutta la vita. Sì, certo, ma avrebbe sempre bisogno di qualcuno per calarlo nella fossa, anche se se la fosse scavata con le sue mani. Tutti lo facciamo. Solo l'uomo seppellisce i morti. No, anche le formiche. Mr. Blue si era fermato dietro col cappello in mano a contare le teste scoperte. 12. Sono il 13esimo. No, quel tale col Macintosh è il 13esimo. Il numero della morte. La teofa diavolo è uscito. Non era nella cappella, ci giurerei. Sciocca superstizione quella del 13. La bara scomparve, fatta scivolare giù dagli uomini a gambe spalancate sopra le assi gettate sulla fossa.
si rialzarono scostandosi con fatica e tutti si scoprirono. 20. Pausa. Lontano un ciuco ragliò. Pioggia. Non tanto asino. Non se ne vede mai uno morto, dicono. Vergogna della morte. Si nascondono. Anche il povero babbo se ne andò via. Una dolce brezza spirava con un sussurro sulle teste scoperte. Sussurro! Il ragazzo a capo della fossa reggeva la sua corona con ambedue le mani, fissando tranquillamente il vano nero aperto. Mr. Blue si portò dietro al corpulento bonario custode. Marsina ben tagliata. Forse gli soppesa con lo sguardo per vedere chi se ne andrà per primo. Beh, è un lungo riposo. Non sentire più. Solo al momento si sente. Deve essere diabolicamente spiacevole. Non ci si crede da principio. Ci deve essere un errore, qualche altro. Provate alla casa di fronte. Aspetti, volevo... Non ho ancora... Poi la camera ardente abbuiata. Luce vogliono, mormorio tutto intorno. Vorresti il prete? Poi vagante, incerto. Delirio quello che avevi nascosto tutta la vita. Lotta con la morte. Il suo sonno non è naturale. Premere la palpebra inferiore. Guardare se il naso è affilato, la mascella è rilassata, le piante dei piedi sono gialle. Tirar via il cuscino e lasciarlo finire per terra, giacché è condannato. Il diavolo in quel quadro della morte del peccatore che gli mostra una donna. Muore dalla voglia di abbracciarla in camicia. L'ultimo atto della Lucia. Mai più ti rivedrò! Bam! Spira. Partito finalmente. La gente ne parla per un po'. Se ne dimentica. Non dimenticate di pregare per lui. Ricordatelo nelle vostre preghiere. Anche Parma, la consuetudine della giornata dell'edera muore. Poi gli altri seguono. Cadono in una buca uno dopo l'altro. Adesso preghiamo per il riposo della sua anima, sperando che tu stia bene e non all'inferno. Bel cambiamento d'aria, dalla padella della vita nella brace del purgatorio. Pensa mai al buco che lo attende. Dicono che succede quando si hanno i brividi al sole. Qualcuno che ci cammina sopra. Avviso del buttafuori, vicino a te. La mia laggiù verso Finglas, il lotto che ho comprato. Mamma, la povera mamma. E il piccolo Rudy. Gli affossatori presero le pale e buttarono giù pesanti zolle sopra la bara. Mr. Blue guardò da un'altra parte. E se fosse sempre vivo? Perbacco, sarebbe orribile. No, no, è morto naturalmente. Naturalmente è morto. È morto lunedì. Dovrebbe esserci una legge, fare un buco nel cuore ad accertare o una sveglia elettrica o un telefono nella bara e qualche tipo di presa d'aria di tela. Bandiere di pericolo, 3 giorni. È un po' troppo per tenerli d'estate. Sarebbe meglio levarseli di torno appena si è sicuri che non. La terra cadeva con un rumore meno sordo. Comincia a essere dimenticato. Lontan dagli occhi, lontan dal cuore. Il custode si allontanò di qualche passo e si mise il cappello. Ne aveva abbastanza. Gli altri si fecero coraggio e si coprirono senza parere, a uno. Mr. Boone si rimise il cappello e vide la figura corpulenta muoversi attraverso il pedalo delle tende. Tranquillamente, sicuro del terreno, attraversava i tetri campi. Heinz, che annota qualcosa sul tuo appiglio. I nomi, ma li conosce tutti? No, si avvicina a me. Sto prendendo i nomi, disse Heinz sottovoce. Il suo nome di battesimo, scusi, non mi ricordo bene. Leopold, e ci mette anche il nome di McCoy, me l'ha chiesto. Charlie, disse Heinz scrivendo, lo so, una volta era il primo. E dica un po', disse Heinz, conosce quel tale con quello che era laggiù col... Col Macintosh? Sì, l'ho visto. Dov'è ora? Macintosh, disse Heinz prendendo nota. Non ho idea di chi sia, si chiama così? Si allontanò guardandosi intorno. No, senta, Heinz... Non ha sentito. Cosa? Dov'è sparito? Senza lasciar traccia? Beh, per tutti. La terra marrone e umida cominciava ad apparire nel buco. Saliva. Quasi finito. Un monticello di zolle umide salì su e gli affossatori deposero le pale. Tutti si scoprirono ancora per pochi istanti.
Gli affossatori si rimisero il berretto e riportarono la carriola alle pale terrose. Poi batterono le lame leggermente sull'erba. Pulite! Tutti si allontanarono lentamente, senza meta, in diverse direzioni, fermandosi un attimo a leggere un nome su una tomba. Facciamo il giro della tomba del capo, disse Hans, il tempo c'è. Andiamo, disse Mr. Power. Voltarono a destra, seguendo i propri lenti pensieri. Con reverente terrore, la voce incolore di Mr. Power disse: alcuni sostengono che non ci sia affatto nella tomba, che la bara sia piena di sassi, che un giorno ritornerà. Hans scosse la testa. Parnell non tornerà più, disse. È là tutto quello che resta di lui. Pace alle sue ceneri. Mr. Bloom camminava inosservato per un vialetto lungo file di angeli rattristati, croci, colonne spezzate, tombe di famiglia, speranze di pietra che pregavano con gli occhi al cielo, cuori e mani della vecchia Irlanda. Quanti? Tutti questi qua hanno camminato un tempo per le vie di Dublino, fedeli di partiti. Come tu sei adesso, eravamo noi un tempo. E poi come si fa a ricordarsi di tutti? Gli occhi, l'incedere, la voce. Bene, la voce sì, il grammofono. Mettere un grammofono in ogni tomba o tenerne uno a casa. La domenica, dopo pranzo, metti un po' sul povero trisnonno. Crack, pronto, 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 sono felicissimo. Crack, sono felicissimo di rivedervi. Pronto, 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 sono felice. Ti ricorda la voce come una fotografia ti ricorda un viso. Se no non ti ricorderesti un viso dopo, mettiamo, 15 anni. Stridio di Gaia, aspetta, fermo. Guardò intento in una cripta di pietra. Un obeso sorcio grigio trotterellava lungo un lato della cripta smuovendo la ghiaia. Vecchio volpone, trisnonno, la salunga. Il vivo grigio si appiattò sotto il plinto, dimenandosi ci si infilò dentro. Buon nascondiglio per un tesoro. Anche la coda è scomparsa ora. Uno di quelli si sbriga presto un uomo. Ripuliscono le ossa senza guardare in faccia a nessuno. Ne mangiano tutti i giorni di questa carne. Un cadavere è carne andata male. E allora cos'è il formaggio? Il cadavere del latte. Ho letto in quei viaggi in Cina che i cinesi dicono che un bianco puzza di cadavere. Meglio la cremazione. I preti ce l'hanno a morte. Cucina la diavola per l'altra ditta. Grossisti di bruciatori e graticole. Al tempo della peste. Fosse di calce viva per consumarli. Camera a gas. Ceneri in ceneri. O seppellire in mare. Dov'è quella torre del silenzio dei parsi? Divorati dagli uccelli. Terra, fuoco, acqua. Annegare dicono che è il più piacevole. Vedere tutta la propria vita in un lampo. Ma essere riportati in vita, no. Non si può seppellire nell'aria, però. Giù da un'aeronave. Chissà se si sparge la notizia quando ne mettono sotto un altro. Comunicazione sotterranea. L'abbiamo imparato da loro. Non mi meraviglierei. Pasto in piena regola per loro. Le mosche arrivano prima che sia ben morto. Ha avuto sentore di digna? Non gliene importa dell'odore. Pappa di cadavere bianco sale che si spalda. Odore, sapore come di rapa bianca cruda. I cancelli lucevano di fronte. Ancora aperto. Di nuovo nel mondo. Basta con questo posto. Ti ci porta un po' più vicino ogni volta. Martin Cunningham sbucò da un sentiero laterale parlando seriamente. Avvocato, mi pare. Lo conosco di vista. Menton. John Henry, procuratore delegato per giuramenti erogiti. Dignam aveva lavorato nel suo ufficio, da Matt Dillon, parecchio tempo fa. I simposi serali di quel mattacchione di Matt. Ha una ammaccatura nel cappello da una parte, probabilmente la carrozza. Mi scusi, signore, il suo cappello è un po' ammaccato. John Henry Menton lo fissò un istante senza muoversi. Là, intervenne Martin Cunningham, accennando anche lui. John Henry Menton si levò il cappello, fece sparire l'ammaccatura e lustrò il pelo con cura sulla manica. Si ricalcò il cappello in testa. Ora è a posto, disse Martin Cunningham. John Henry Menton abbassò di scatto la testa in segno di ringraziamento. Grazie, disse seccamente. Proseguirono verso i cancelli. Mr. Bloom, avvilito, si tenne indietro di qualche passo, in modo da non sentire quel che dicevano. Martin dettava legge. Martin sapeva rigirarsi una testa di cavolo come quella senza che lui se ne accorgesse.
occhi da pesce morto. Non ci badare. Forse gli dispiacerà dopo, quando si renderà conto. Così avrò un vantaggio su di lui. Grazie. Quante arie ci diamo stamattina.